Siamo con Gianni Palmers, vogliamo sapere le sue emozioni e sensazioni dopo l'incontro di oggi. Emozioni tantissime perché quando si ha a che fare con i ragazzi, quindi con la speranza del cambiamento, non possono mancare. La cosa importante è che stamattina, gli stessi ragazzi, avendo chiesto a noi adulti che cosa mettiamo in campo per modificare un pochino lo stato delle cose, quindi questo pianeta sofferente, siano stati messi al corrente di situazioni che hanno tratti drammatici e che non ci sono canali di comunicazione che li possono riportare. Quindi questa occasione di una informazione corretta, anche se dura, penso che sia stato un momento molto importante per loro, sia sotto il profilo formativo, ma fondamentalmente educativo per le buone prassi. Perfetto, abbiamo avuto l'intervento dei relatori come padre Zanotelli. Io volevo chiederti se ti ritrovi naturalmente tutto quello che viene detto e se vuoi fare un tuo commento, naturalmente presumo positivo, sull'intervento di un padre così attivo nella tutela dell'ambiente e di tante altre problematiche legate alla nostra civiltà. Sì, io penso che quello che bisogna essere, cioè quello che è stato, diciamo, fondamentale è che lui sia un missionario. Missionario vuol dire che ha un mandato sia per un credo, ma credo che poi alla fine lui ci metta tutta l'anima anche per convinzione personale, e che cioè l'ambiente sta in una condizione pessima, pessima. Dirlo ai ragazzi in una maniera così semplice, anche se dirompente, è stato un momento alto. Io sentivo i commenti dei ragazzini, alcuni piuttosto spaventati, ma non in maniera negativa, cioè erano stimolati a dire allora dobbiamo fare davvero qualche cosa, e qualcuno già si riproponeva di andare a casa e proporre modelli diversi, sia nella raccolta dei rifiuti, ma anche nelle abitudini semplici. Il fatto di poter bere l'acqua della fontana sembra una cosa banale, ma stamattina probabilmente rientra un po' nel modo di comportarsi che diversamente non era per nulla considerata.